Oggi mi devi aiutare a trovare qualsiasi cosa che può andare bene in ufficio. Mi piace, ci potremo divertire, sfattiamo il mito che in ufficio bisogna per forza vestirsi con abbigliamento triste. Ci sto, andiamo. Quanti bei colori. Hai detto una bella parola, colori. Hai la fortuna di lavorare in un contesto, e capita spessissimo oggi, dove non hai l'obbligo comunque di indossare dei capi tristi, diciamo, con i colori un po' spenti. Quindi giochiamo sul colore e vediamo cosa riusciamo a trovare. Colore e fantasie. Perché ho trovato tanti bei colori, tante cose classiche che posso utilizzare in ufficio. E abbiamo sfatato il mito che per essere eleganti bisogna essere banali. Matto blazer corto, come lo chiameresti? Questo è un matto blazer corto, è bello, particolare. Abbiamo optato per un blazer corto beige, nonostante la scelta di colori era comunque ampia. Infatti abbiamo visto che si può giocare con le nuance calibrando comunque i giusti tagli. I want someone to love. I want someone. Beh, cercavi un golfino. Come vedi? Ecco, questa per esempio è la classica proposta, classica, quindi il golfino gilettino di cotone molto molto semplice, però colorato. Quindi si può essere eleganti, classici, però con una nota sicuramente diversa. Sicuramente un capo da avere durante la primavera e l'estate è un classico gilet di un bel colore, colorato come l'abbiamo scelto noi, e facile da abbinare. Infatti il classicismo unito al colore. Pantaloni, con tutta la scelta che ho di camicia e maglietta a casa, in effetti un pantalone mi potrebbe servire. Sì, oltretutto questi sono particolarmente belli perché, ad esempio, un pantalone come questo, che ha un colore comunque elegante, non è il classico jeans, quindi adattabile anche con una giacca bianca, con un qualcosa di comunque elegante, smorza e dà quel tocco un po' più casual al look generale in ufficio. La giusta fantasia su un pantalone è l'ottima alternativa al classico tailleur. Perfetto per me che indosso solo jeans e gonne. Questa è quella che più mi piace. Se questa è la grandezza giusta, perché uno, non ti perdi per comunque cercare le cose; due, è sufficientemente grande per farci stare per esempio il blocco degli appunti, quindi per l'ufficio secondo me è perfetta. Oltretutto mi piace questo dettaglio, questa particolarità che la rende comunque un po' più personale, un po' meno anonima rispetto alle classiche borse da ufficio. Invece cosa ne pensi di quel modello là? Questo? Beh, questa è proprio la classica borsa, comoda anche questa perché comunque ti stanno tutto quello che ti può servire per una riunione, per un ufficio. La borsa perfetta per il lavoro è bella, capiente e pratica. Computer, pranzo, bottiglietta d'acqua e blocco per gli appunti, c'è tutto. Nera, so già che la comprerò perché la posso utilizzare in ufficio, ovviamente perché è una scarpa da giorno, ma anche alla sera, se voglio uscire a cena. La scarpa rossa, questa ballerina, la volevo provare perché mi piaceva il dettaglio del fiocco, però proverei il tacco perché lo userei. Bellissimo, alternativo. Beh, oggi abbiamo usato un po' sul colore, abbiamo visto anche prima la giacca che ricorda molto il colore di questa scarpa, effettivamente so che ti piaceva e su di te devo dire che ci sta.
Ovviamente poi il lavoro non è soltanto ufficio, ma è anche cena di lavoro, pranzo di lavoro, esatto. Quindi con un tacco del genere, comunque una scarpa elegante ma di carattere. Non sapendo scegliere su una scarpa alta o una scarpa bassa, le abbiamo prese tutte e due. Una scarpa dal sapore tipicamente maschile e una femminile. Quindi aggiudicate tutte e due, la scarpa nera e i tacchi. Ok. Ciao! Vale, mi devi trovare, aiutare a trovarmi. Oh. Posso metterla anche qui? No, ho sbagliato, scusate. Mi sono incasinato. Malgrado siamo finiti a scegliere il blazer qui. Malgrado, bello. Siamo finiti, è terribile. Malgrado, perché l'hai scelto allora? Un pantalone con la giusta fantasia può essere un ottimo alleato di tua nonna. Abbiamo optato. La borsa perfetta per il lavoro è bella, pratica e... Capire. Fazzi!